Allora ragazzi, e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Ovviamente vi auguro buona domenica e questa domenica voglio portarvi Battlefield 4 perché me l'avete chiesto. Volevate che cambiassi un pochettino dal solito Call of Duty, dagli altri Call of Duty e qualsiasi tipo di FPS, per portarvi un pochettino il gioco targato EA, che doveva ovviamente competere con Call of Duty Ghost. Ragazzi, secondo me questi due titoli non sono buonissimi, però come sapete io adoro Call of Duty, quindi gioco più a Call of Duty che a Battlefield. E sinceramente sono rimasto un po' perplesso da questo gioco perché ha avuto dei vari problemi nel suo lancio, comunque sia durante il suo periodo di giocabilità, comunque nei mesi, anche vari bug, problemi di audio, come avete potuto vedere nei video precedenti che ho fatto. Quindi è un pochettino una cosa brutta di sto gioco, mi è dispiaciuto ovviamente. Sapete che io posso, cioè mi piacciono gli FPS, quindi gioco qualsiasi FPS. Avevo Titanfall, avevo Battlefield 4, avevo Battlefield 3, avevo Medal of Honor, tutti i Call of Duty. E io ragazzi, se trovo un FPS decente lo provo sempre perché sono i miei titoli preferiti alla fine. E sinceramente su Battlefield 4 non sono rimasto molto soddisfatto purtroppo, perché non so cosa succede. Prima di tutto è organizzato un po' male il gioco, ma potete vedere il mio soldato, poi ovviamente correggetemi con dei commenti se sbaglio, ma io non so come cazzo modificare armi, minchiate varie, perché non me le fa modificare. Confronta statistica complementi arma. Non mi fa toccare niente, ragazzi, non so, devo ogni volta prepararmi l'arma in battaglia. Poi se sapete come crearla senza entrare in battaglia, vi ringrazio. Poi ci sono stati problemi per invitare gli amici e questa cosa mi ha un po' dato fastidio. Poi non so se sia stato corretto anche questo, perché io ve l'ho detto ragazzi, l'ho mollato il gioco, perché tutti questi problemi alla fine rovinano il gameplay e mi annoio. Questa cosa dei server noleggiati, sì, è una bella idea. Secondo me è una bellissima idea perché magari chi ha una buona connessione può ostare, cioè può creare un server con la propria connessione proprio e giocare con i propri amici in modo che tutto sia stabile senza ne avere nessun tipo di problema di ritardo, eccetera. Però ragazzi, anche i prezzi sono veramente alti. Noleggiare un server per 90 giorni, cioè 3 mesi, costa ben 59 euro, cioè 60 euro, non è poco. E vabbè, poi pensiamo a noleggiare il server un giorno, 1,49 euro. Vabbè, lasciamo perdere. Però costano un bel po'. Vabbè, hanno aggiunto delle cose. Ho visto che hanno aggiunto anche delle modalità. E questo mi fa piacere. Allora, c'è cioè, conquista piccola, deathmatch a squadroni, annientamento, corsa, deathmatch a squadre, che è dominio che conoscevamo tutti. Poi ho visto, poi sicuramente ce ne sono altre che conoscevamo già. Disarmo, cattura la bandiera, superiorità aerea. Assalto portaerei, assalto portaerei piccola e catena di Link. Ragazzi, hanno aggiunto varie cose e sono veramente contento di questo. Sapete che io ovviamente non adoro le modalità con i veicoli, quindi direi di partire subito con un bel deathmatch a squadroni. E in questo caso utilizzerò un mitragliatore perché forse è l'unica arma che riesco a usare decentemente che non si muova troppo come fa il M416, come minchia si chiama, adesso non me lo ricordo, ragazzi. Partiamo subito. Eccoci ragazzi, allora la cosa bella di questo gioco è che ad esempio i server, cioè si entra molto velocemente nei server. Mi metterò supporto per avere il mitragliatore come vi ho detto. Sono un po' dispiaciuto, ve l'ho detto ragazzi, perché c'è troppo ritardo in questo gioco. Tipo i miei proiettili non arrivano sempre subito. Assenza uccisione, ok. Allora, questa cosa mi infastidisce molto del fatto che i proiettili non arrivino subito e qui. Ok, c'è un avversario. Guardate! Ragazzi, guardate cosa ho fatto, cioè. Un colpo, vabbè. Va bene. Ok. Quindi, ragazzi, questa è la cosa che non mi piace: il fatto che i proiettili arrivino, ma non uccidano l'avversario. È come se l'avversario fosse fatto di ghiacciaio. Boh. Vabbè, ragazzi, che cosa devo dirvi? Io purtroppo gioco perché voglio che voi vediate. Dai, ma va a cagare, guardate. Ai. Ah, ragazzi, aspettate un attimo, 2 secondi. Che sennò qui c'è un casino. Facciamo così, facciamo. Ok, ragazzi, siamo rientrati dopo che ci ho messo un anno per entrare nel gruppo. Allora, l'avversario è qui su.
Vabbè, ditemi cosa li sto prendendo, se non li sto prendendo dalla testa, sto stronzo. Ah, guarda, volevo capire. Poi l'altra cosa, ragazzi, che non mi piace molto di questo gioco, di questo Battlefield, è il fatto, vabbè, di questo Battlefield, ragazzi, forse solo questo. Sono tutti così. Ci mettono 30 anni per sbloccare, cioè ci metto 30 anni ogni per sbloccare un'arma, ragazzi. Questa cosa non mi piace per niente. Scusatemi se parlo un pochettino, cioè devo ogni volta prendere un po' di fiato perché mi fa male la gola, mi sto facendo malissimo, ragazzi, sono un po' raffreddato. Ragazzi, questa cosa delle armi, ad esempio, mi infastidisce troppissimo, perché il fatto che voi qua, cioè guardate, ma vi sembra normale una cosa del genere? Cioè non muore poi, questa è la cosa più bella. Il fatto che non muoia dopo che cade, che fa una caduta del genere. Vabbè. Ok, tutto regolare. Olè. Dov'è lo stronzo? Non riesco neanche a vederlo. Ah, eccoli. Niente. Lo vedete quanto cazzo è in ritardo? I proiettili non arrivano mai all'avversario. Come se non lo prendessi. Guardate, guardate. Guardate, qua non lo prendo proprio. E lui, guardate! Due colpi, ragazzi, l'avete visto? Due colpi con l'UMP. C'è un'armetta del cazzo. Un'armetta del cazzo contro un mitragliatore. Vabbè, continuiamo, va. Siamo quanto? Bello. Non è come Call of Duty, qui devo cliccare l'altro tasto. 2-3, bravissimo Curre. Ottima partita. Adesso me ne troverò qualcuno qui. Qualcuno qui? No, neanche, c'è nessuno qui. Non lo trovo. Dove cazzo è? Non trovo l'avversario. Facciamo? Ah, no, volevo capire. Nasconditi. Ok, perfetto. Richiamo, ci siamo di nuovo, vai. Sicuramente l'avversario è qui. Non c'è nessuno, andiamocene via. Questi cazzo di puffetti, porca puttana. Sento il rumore di avversari, eccoli qui, sono tutti qui infatti. Ma no, volevo capire, ragazzi, dai! Porca puttana! Lui con la pistolina! Con la pistolina! Due colpi! Non capisco perché sono così tanto in ritardo, ragazzi. Boh! So che dire, è proprio una cosa bruttissima questa. Perché? Perché c'è tutto questo ritardo? No, guarda! Oh! Un anno per ammazzarne uno! Ah no, volevo capire. Volevi anche sopravvivere magari. Ma nasconditi che non ho voglia qua. No, guardate. Ok che faccio cagare. Ok che faccio cagare. Sono un bel po' storto. Però raga, da, se gli ho sparato 4 colpi. Non muori con 3-4 colpi in bocca. Cioè li devi sparare in bocca, ragazzi. Neanche se li ho sparati in bocca muore, capite? Quello che saltella, vabbè, felice. Quindi ragazzi, è questa che non mi piace del gioco. Cioè non, come si fa? Poi guardate adesso, guardate quanto salgo di livello. Guardate quanto salgo di livello. Ma stiamo scherzando? 1200, cioè, ci vuole un anno. Beh, bello. No, scusate. E pensate che sono a livello. E pensate che sono a livello 7. Non voglio immaginare la gente che è arrivata a livello 56 o 111. Porca puttana, ragazzi. Ma quanto cazzo di impegno ci. Cioè, ci devi starci una vita in questo cazzo di gioco per poter fare una cosa del genere. Io non so come facciano. Cioè, su Call of Duty è molto più divertente. Anzi, la cosa che mi è piaciuta molto di Call of Duty Ghost è che tu guadagni punti squadra. E su con quei punti squadra voi potete comprare armi. E le armi ve le scegliete. Non è che dovete per forza. Non è come gli altri Call of Duty che prima andavate avanti di livello e sbloccavate le varie armi. Qui comprate. Qui guadagnate ovviamente punti squadra. E poi comprate le armi che cazzo volete. Questa è una cosa veramente utile perché alla fine sapete, dopo che prestigiate, l'arma che vi piace di più è
di conseguenza vi adeguate e comprate direttamente quell'arma. O ad esempio la sbloccate già la classe e l'avete già pronta da un bel po'. E quindi siete pronti per il prossimo prestigio già con quell'arma, già con quegli accessori. E secondo me ha fatto una grande cosa qui la Infinity Ward nel creare veramente un modo di scegliere le classi, comunque sia le armi e i vari equipaggiamenti, decente. Cosa che sinceramente non mi sono mai lamentato anche dei vecchi Call of Duty perché hanno fatto un ottimo lavoro anche lì. Però mi è dispiaciuto il fatto di su Call of Duty Ghost dei vari perk che sono stati aumentati, togliendo magari flashbang, eccetera. Questo ha veramente rovinato il gameplay. E poi ragazzi, e poi ovviamente i camper, lasciamo perdere. Qui invece su Battlefield 4, se non ci fosse questo ritardo, se io non dovessi sparare 6 colpi, 7 colpi per uccidere un avversario e loro mi sparano, cioè io sparo 6-7 colpi, loro me ne sparano 2 e mi ammazzano, io sparo 6-7 colpi e non muoiono. Qui c'è qualche problema, ragazzi. Non vorrei che. Anzi, non vorrei, no, un cazzo. So che sono le connessioni, perché è sicuro che sia quello il problema. Non può essere altro. Infatti, io rimango stupito ogni volta che riesco a fare almeno 7-8 kill, però muoio altre tante volte, 5-6 volte. Quindi, raga, c'è qualcosa che non va, sinceramente. Deve essere corretto sto problema prima che il gioco venga abbandonato, perché io Battlefield 4 l'ho abbandonato dopo 2 mesi, ci ho provato, ci ho riprovato e ancora riprovato, anche se aveva tutti questi problemi, se aveva il problema dell'audio, se aveva problemi del ritardo, se non mi trovava le partite, se mi spostava, ad esempio io sceglievo Deathmatch a squadrone e mi spostava su conquista o corsa, perché? Non so il motivo, vabbè, comunque sia. Io mi aspetto magari che il prossimo Battlefield, il prossimo Medal of Honor, da quello che so è Battlefield Hardline, e io non sono molto in vena di comprarlo, ragazzi, perché sarà una cagata secondo me come questo Battlefield. Hanno rovinato un Medal of Honor Limited Edition del 2010, non so se ve lo ricordate. Hanno fatto, io ovviamente, quando hanno fatto Medal of Honor Limited Edition, quello 2010, poi hanno fatto Battlefield 3, sono rimasto un pochettino amareggiato. Poi c'era Medal of Honor Warfighter, pensavo fosse un gioco fantastico, invece già con la beta era una merda. E poi non parliamo del gioco finale che è uscito sul mercato, che faceva ancora più schifo. Battlefield 4 non ne parliamo. Io mi auguro che quindi il prossimo sia buono, poi ovviamente vedremo se rilasceranno una beta, capiremo se il gioco è veramente cazzuto o meno. E ovviamente mi auguro che anche Call of Duty Advanced Warfare sia veramente bello. E ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!